Ma voi veramente pensavate che senza queste prove dei mancati audio al procuratore, del mancato servizio delle Iene, della mancata fuga alle domande tramite i giornalisti e degli arbitri, voi veramente pensavate che quella partita era regolare? C'era bisogno di tutto questo circo fatto dalle Iene per capire che Inter-Juve 3-2, dove l'Inter ha giocato quasi un'ora di partita in 10, fosse una partita irregolare? Cioè, voi avevate bisogno di queste conferme? No, perché se avete bisogno di queste conferme, non state neanche voi tanto bene, ragazzi. Cioè, quella era una partita palesemente truccata e condizionata. Questo non significa che Agnelli, come si faceva anni fa, è andato, gli ha dato la mazzetta, ma c'era qualche potere che influenzava la terna arbitrale, punto, perché Vesino è stato espulso nonostante ha retratto la gamba. Invece Pjanic non è stato neanche, cioè era un fallo da espulsione, non è stato neanche ammonito, nonostante abbia, volontariamente o no, dato una ginocchiata in faccia a Rafinha. Quindi qua non si sta parlando di vabbè, però il rosso è esagerato. Cioè, quello era un fallo arancione, non gli è stato dato neanche il giallo. E nel servizio delle Iene, per le persone che hanno bisogno di queste conferme, perché io non avevo bisogno di queste conferme, si vede l'arbitro che appena Pjanic fa il fallo estrae il cartellino. Evidentemente non si ricordava che aveva già ammonito il giocatore, l'ex giocatore della Juve, e per poi, visto che ce l'aveva in mano quel cartellino come specchio per le allodole, dopo un minuto di proteste ci ha ammonito con quel cartello che aveva estratto al momento del fallo D'Ambrosio. Ma vi ripeto, ma voi ancora scioccate? Io mi sono scioccato di voi che vi scioccate, perché era palese. Ma di che stiamo scoprendo? L'acqua calda. Perciò io manifesto la necessità di comprare giocatori forti, di fare una campagna acquisti faraonica, perché il male non lo si sconfigge con un semplice bene, ma bisogna fare molto di più, ok? Quindi tutti quanti scioccati, no, ma perché gli audio non ci sono. A parte che, vi dico una cosa, per regolamento, non si può modificare la decisione su un'ammonizione o non ammonizione, a piccola discolpa dell'arbitro. Però sicuramente, e io ci metto le palle sul fuoco, che ogni partita gli arbitri e i VAR comunicano, non dico in tempo reale e ogni singolo minuto, ma ogni occasione, dubbia, che può essere ammonizione, espulsione, può essere fallo, può essere ultimo uomo, gli arbitri si confrontano con il VAR, perché è un occhio che guarda con un'altra prospettiva, o un occhio che ha la fortuna di poter guardare con svariati replay, ok? Quindi non lo so, voi vi stupite che la Juve frega le partite, poi la Juve rimane sempre la squadra più forte della Serie A, però quello scudetto loro non l'avrebbero vinto, senza gli aiuti arbitrali l'avrebbe vinto il Napoli, e sinceramente non so chi tra le due squadre, mi stanno equamente sulle palle, ok? Tifoserie e squadre stanno equamente sulle palle. Però ragazzi, non fateli scioccati, cioè è un'ulteriore conferma di quello che già sapevamo. Cioè, come se vi fanno le Iene, vi fa un articolo, un servizio, il cielo è azzurro quando è sereno. È normale. Ma perché vi dico che la Juve non la calcolo? Perché fanno schifo. E voi cercate sempre quella conferma in più. Al posto di trovare queste conferme, cerchiamo di migliorare noi come squadra, come tifoseria, per essere ancora più forti, per riuscire per dare quel qualcosa in più, per riuscire a batterle. Perché se gli riusciamo a battere, possiamo parlare, loro impazziscono, noi possiamo perdere per tutta la vita, che saremo sempre innamorati della nostra squadra e staremo sempre bene. Ma noi dobbiamo arrivare a batterli per farli impazzire, perché nonostante rubano, non devono riuscire a non vincere più nulla. In Europa non si può, fino ad oggi, non si sono potuti avvicinare alla classe arbitrale, alla classe dirigenziale dell'UEFA, quindi non riescono a rubare. Ma immaginate il rigore al 90esimo di Real Madrid di Juve, se in Italia gli avessero dato il rigore contro. Così si vincono gli scudetti. Anche così si vincono gli scudetti. Poi tra i vari particolari, ragazzi,
c'è un ex arbitro in causa con l'AIA, che adesso arbitra in Inghilterra se non sbaglio, e che ha ammesso che quando face la VAR, la VAR viene registrata, ok? Come se ci fosse una scatola nera del VAR. Guarda caso, su Inter Juventus questa scatola nera non c'è. Quindi ci sono solo alcuni pezzi dove si parla dell'espulsione di Vesino o dove e basta. Se non sbaglio, forse c'era un gol giustamente per clamoroso fuorigioco, palese fuorigioco annullato alla Juve, se non sbaglio. E quindi giustificano questo fatto, no, ma solo quando interviene la VAR si registra. Quindi che facciamo? E seguite il mio ragionamento, è più comodo al primo minuto della partita premere play e registrare come una scatola nera tutta la VAR, ogni volta che invece deve intervenire la VAR si paga una persona in più che si deve ricordare di schiacciare il bottone per registrare? Registri tutto e buonanotte, perché nell'eventualità la registrazione è già partita. Quindi a chi la vogliono far bere che queste registrazioni non ci sono? Sono state insabbiate, sono state cancellate, distrutte, ma vi ripeto, a me ne frega relativamente, non ho bisogno delle Iene per capire che quella è stata una partita contraffatta. Quindi ragazzi, vediamo di fare qualcosa in campionato o vediamo di andare avanti in Europa, perché dobbiamo mandarli al manicomio e non ricordandogli quello che sono: ladri, favoriti e favoreggiati. Dobbiamo ricordarli che noi siamo l'Inter e dimostrare di essere non solo padroni di Milano, ma l'orgoglio ed eccellenza in Italia, perché ovunque andiamo in Italia, l'Inter, in Europa e nel mondo, l'Inter è ben vista. La Juve, basta vedere le frasi di Rummenig, le frasi della dirigenza in toto del Bayern Monaco, la Juve lo sanno anche quelli del Mozambico che la Juve ruba. Iscrivetevi, attivate la campanella e pollice su. Io già sto in clima derby, Milan, vaffanculo. Iscrivetevi.